come vino. Ecco, state attenti, prestate attenzione. Quando vostro figlio vi verrà a dire: babbo, mamma, c'ho un'idea, ascoltatelo molto bene, perché questo ragazzo, perché questo vino l'ha fatto ragazzo, qualche anno fa, sconvolgendo i suoi genitori, è andato in Francia a fare un Erasmus. Lì ha scoperto una leggina europea che con poco, va bene, gli permetteva di comprare un piccolo pezzettino di terreno a Balnews, fra la Francia e la Spagna, e si è messo con una mula, va bene, a inventarsi un vino. Il babbo lo pensava pazzo, la mamma disperata piangeva, i parenti non sapevano più cosa dire e cosa fare, e anche mi sono venuti a chiedere aiuto: digli qualcosa, digli qualcosa. Io ho traccheggiato un anno, due anni, tre anni, quattro anni. A un certo punto questo ragazzo mi è apparso con questa bottiglia di vino. Per l'amor del cielo, ne fa 400 di bottiglie, poca roba, perché il pezzettino di terra è veramente piccino, sempre con questa mula, e lo pesta con i suoi piedini. È un vino biodinamico, va bene, questo Balnews lo fa. Ne annusiamo la prima boccata. Oh mamma mia, siamo svenuti tutti. Il mercato è impazzito, tutti lo stanno ricercando, tutti lo vogliono. Alcune bottiglie, pensate un po', a Tokyo sono state battute a 500 euro in un'asta. In Norvegia anche sono impazziti, lo vogliono, lo vogliono. Ce l'abbiamo tutto noi qui in Toscana, è una meraviglia. Anche i francesi se ne sono accorti e hanno fatto un bell'articolo sui loro più importanti giornali intorno a questo ragazzo fiorentino che in casa loro ha fatto un vino meraviglioso. Per cui, torniamo a capo. Quando un figlio vi dice: ho un'idea, ascoltatelo, potrebbe essere un'ottima idea. Balnews, meravigliosa. Come si chiama il ragazzo? Lo so, ma non ve lo dico. Salve, buon via. Il mio cuore con la mente che ribolle.